Bene, e adesso chiamo sul palco insieme a me Anna Maria Bernini di Banca Etica. Ciao Anna Maria, benvenuta al Ciao, ciao Freelance Alessandra, grazie, grazie mille. Camp. È sempre bello avere al Freelance Camp persone di Banca Etica. È anche bello andare in Banca Etica. Io devo dire, tutte le volte che entro in una delle vostre filiali non mi sembra di essere in banca, che quindi è una sensazione particolarmente piacevole. Non ti rubo Sì. tempo. Io purtroppo l'ho vissuta tanti anni, adesso sono in banca etica, effettivamente siamo una banca diversa. È vero, lo confermo. Non ti rubo altro tempo e ti lascio al tuo talk dal titolo meraviglioso, Fare freelance con i soldi degli altri. Buon ascolto. Grazie, grazie Alessandra. Allora, io sono veramente emozionata e vi ringrazio per questa opportunità. Insomma, io sono qui come sponsor appunto di Banca Etica, ma in realtà in una veste un po' particolare perché io non sono dipendente di Banca Etica, ma collaboro con Banca Etica come consulente di finanza etica. Sono iscritta all'albo dei promotori da 2015, quindi da prima di iniziare il percorso con Banca Etica, lavoravo come dipendente in una banca tradizionale e poi eccomi qua come freelance come voi, per cui insomma oggi veramente ho questa doppia veste, no? Di rappresentante dello sponsor, ma anche di una persona che come voi vive le difficoltà, ma soprattutto direi le soddisfazioni, insomma, di avere la propria interpretazione delle cose, del lavoro, la passione che ci guida, insomma, quando facciamo qualche cosa in cui mettiamo davvero il nostro cuore. Quindi ecco il titolo che mi sono data, che ci siamo dati, no, per questo mio intervento, riguarda un po' di consigli pratici, appunto, da una consulente di finanza etica, quindi qualcuno che tutti i giorni cerca di affiancare nel modo migliore le persone nella gestione del proprio risparmio. Quindi ecco, questo intervento vuole essere sia di spunto per darvi dell'indicazione proprio su come gestire la finanza propria, ma anche altri aspetti, insomma, altre leve che possiamo pensare di considerare, ma anche darvi qualche altro spunto proprio su che cosa il denaro significa, al di là di quello che diciamo, pensiamo tutti abitualmente, no? Il denaro che abbiamo in tasca ci serve per mandare avanti la nostra vita, per realizzare i nostri progetti. Certo, è vero, però è uno strumento che ha delle implicazioni rilevantissime sotto tanti punti di vista. E Banca Etica, diciamo, è nata proprio per dare un senso più ampio al denaro, perché è un grandissimo strumento, un grandissimo mezzo che tutti noi abbiamo anche per incidere sulle cose, portare avanti un cambiamento verso una società più giusta e più equa per tutti. Direi che allora io vi ho preparato una presentazione che spero adesso di riuscire a condividervi. Sono alla prima esperienza, qua credo che riuscirò io a pilotare tutto benissimo. Allora, una brevissima introduzione, ecco, per spiegarvi chi è Banca Etica, magari tanti la conoscono già, ma insomma, giusto un paio di accenni. Noi siamo un gruppo che è composto appunto dalla banca, ma anche da Etica SGR, da CriSud e dalle fondazioni di Finanza Etica. Nasciamo nel 99 con la prima filiale operativa a Padova, ma ormai siamo, diciamo, in tantissime capoluoghi, ecco, di regioni italiane e anche in tante altre città. Abbiamo poi altri punti, insomma, di contatto sul territorio, ma anche attraverso il nostro sito internet, insomma, siamo raggiungibili. Un po' in sintesi, questi sono i nostri numeri: siamo più di 350 lavoratori in tutta Italia e Spagna.
siamo 46.000, più di 46.000 soci, quindi tra persone fisiche e organizzazioni che hanno scelto proprio di sostenere la nostra banca e hanno, diciamo, aderito a Banca Etica attraverso la sottoscrizione di capitale sociale che ormai ammonta a più di 82 milioni di euro. La raccolta impieghi sono quelli che la banca fa, no? Nella sua funzione sociale di intermediazione del risparmio. Cos'è Banca Etica? In estremissima sintesi, è una banca cooperativa, indipendente, appunto nata nel 99, quindi ha già più di 20 anni. E, ecco, è proprietà proprio di tutti i soci, cioè chi ha scelto la finanza etica per mettere i propri risparmi e investimenti al servizio di un futuro proprio centrato sulla tutela del pianeta e dei diritti delle persone. Una banca diversa, si diceva prima, quindi nata dal basso, da movimenti del terzo settore, di comuni cittadini, dalle botteghe del commercio ecosolidale e dal movimento pacifista, e che si fonda su alcuni principi proprio basilari, che sono la trasparenza, la partecipazione, i soci tutti hanno diritto di voto e vige il principio una testa, un voto, quindi parità, sobrietà e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Proprio oggi c'è la prima manifestazione del 2022 contro il clima promossa da Friday for Future. Anche il 24 settembre Banca Etica ha voluto, diciamo, sostenere questa manifestazione chiudendo le nostre filiali. Abbiamo proprio chiuso la nostra attività per unirci, ecco, a questo coro di voci che deve veramente per noi arrivare a cambiare le cose. Ci teniamo a rendere concreto il cambiamento e lo facciamo supportando anche tante iniziative diverse. La trasparenza riguarda proprio il fatto che noi vogliamo dare conto di tutto quello che è la nostra gestione, per cui chi viene in Banca Etica sa e deve sapere a chi stiamo erogando i finanziamenti, a chi stiamo prestando i soldi, che cosa vanno a finanziare proprio quei soldi che faticosamente noi riusciamo, ecco, a realizzare con il nostro lavoro e li affidiamo ad una banca. Poi la banca cosa ne fa? Questo nella maggior parte dei casi non è un dato così trasparente. In Banca Etica tutti possono vederlo perché li pubblichiamo proprio sul sito della banca. E che cosa finanziamo? Ecco, il risparmio che ci viene affidato da tutti i risparmiatori viene convogliato proprio a sostegno di una nuova economia, e questi sono gli ambiti, diciamo, storici di intervento e la mission di Banca Etica, che è quella appunto di finanziare la cooperazione sociale, la legalità, l'ambito dell'agricoltura biologica, del profit responsabile, le rinnovabili, cooperazione internazionale, cultura, insomma è questo il nostro mondo di riferimento. Ecco, allora, che cosa c'entra Banca Etica con i freelance? Che cosa può c'entrare? Noi, diciamo, siamo una banca che è cresciuta nel tempo e anche nella, diciamo, possibilità, ecco, di far arrivare questa, diciamo, questa concretezza, no? Di magari avvicinarsi alla finanza etica per le proprie esigenze di base, anche a chi svolge un'attività da libero professionista come voi, che ha bisogno di, come voi, come me, come noi, e ha bisogno appunto di servizi bancari. Quindi si accede sia attraverso le filiali, il sito internet e attraverso noi consulenti di finanza etica che siamo sul territorio, perché poi davvero proponiamo prodotti e servizi 100% finanza etica per rispondere alle più diverse esigenze. Vi ho messo alcuni spunti, è giusto per darvi un'idea di che cosa potete effettivamente trovare per voi, diciamo, per le vostre esigenze operative. Quindi sicuramente il conto corrente per i liberi professionisti. In Banca Etica abbiamo un'offerta di conto a pacchetto, quindi con un canone fisso annuo, trasparente, e che dà tutta una serie di altri servizi accessori, come ad esempio la carta di credito business. Le nostre carte di credito nascono come carte
come carte Affinity, quindi carte di credito che Microvolle usate sostengono anche le organizzazioni, un'organizzazione che voi scegliete, che proprio insomma avrete sul logo della vostra carta di credito, e sono diciamo le associazioni che storicamente insomma hanno scelto Banca Etica, quindi Amnesty International, Altro Mercato, Manitese, Agesce, Economia di Comunione, Intersos e la nostra fondazione di finanza etica. Offriamo anche degli strumenti innovativi come Satispay Business, questo per la gestione dei propri pagamenti o incassi anche attraverso cellulare. Ecco, è una piattaforma di scambio di denaro innovativa. Ci addentriamo adesso diciamo un po' più ancora nel vivo, ecco, di quelle che possono essere effettivamente delle esigenze che sono utili a tutti e anche a noi che appunto conviviamo con un equilibrio diciamo un po' insolito, nel senso che non sappiamo bene come sarà il nostro futuro. Come liberi professionisti abbiamo anche questa diciamo gestione più anche emotiva insomma da tenere, da dover gestire. Ma non è soltanto una questione di emotività, è che effettivamente nell'arco della nostra vita dobbiamo effettivamente pensare a tante situazioni che potrebbero succedere nel prossimo futuro o in un futuro un po' più lungo se parliamo di pensione. Quindi io vi ho messo questo schema perché è un po' una piramide dei bisogni, che è quella che ci indica qual è un po' la direzione da seguire. Quindi prima di tutto diciamo dobbiamo soddisfare un'esigenza di protezione, quindi vi parlo diciamo degli imprevisti che possono capitare, cioè se la mia casa dovesse subire un danno, il terremoto, non so da che zone siete collegati voi, io sono di Ferrara e nel 2012 purtroppo è successo quello che nessuno si aspettava succedesse, quindi mi riferisco a questo genere di eventi, di imprevisti, oppure se io stesso procuro un danno, quindi parliamo di responsabilità civile verso terzi, oppure se subisco un infortunio o un incidente che diciamo impatta sulla mia capacità di lavoro, oppure se intervengono problemi di salute, o ancora appunto se non riesco addirittura a pagare il mio mutuo perché dovendo magari sospendere la mia attività lavorativa avrò delle difficoltà nel caso abbia degli impegni, delle scadenze prefissate. E poi guardando ancora più in là, appunto, la mia pensione basterà? Quello che faticosamente metto da parte con i contributi che verso, sappiamo benissimo che non saranno più sufficienti a pagarci una pensione degna di questo nome quando e se arriveremo alla pensione. Quindi perché pianificare la protezione? Ecco, è proprio il principio è che è giusto ed è diciamo lungimirante, più che giusto, privarsi di poco per non doversi mai privare di molto se capitano degli imprevisti che potrebbero impattare anche in modo importante appunto sulla nostra gestione. Qui vi faccio proprio una carrellata velocissima di che cosa significa la protezione in banca etica. Significa avere appunto accesso anche dei prodotti che ci tutelano verso questi imprevisti. Quindi ad esempio se abbiamo un mutuo ci sono esiste una polizza di protezione appunto dei finanziamenti che ci garantisce il pagamento delle rate o addirittura il rimborso del debito residuo in caso di decesso o invalidità permanente. Per quanto riguarda il patrimonio, ecco, la protezione del patrimonio, esistono diverse garanzie che si possono attivare. Qua vedete il logo di CAES, che è un consorzio cooperativo che è affiliato a Banca Etica e attraverso cui noi proponiamo queste diverse forme di tutela appunto per la salute, la persona, addirittura anche l'assicurazione, abbiamo Eticar, l'assicurazione auto e la responsabilità civile verso terzi per la casa. Protezione persone e famiglia, ecco, parliamo, ritorno un po' a quello che dicevo prima a proposito dei finanziamenti, ma ci sono anche delle soluzioni che ci consentono di tutelare noi e la nostra famiglia anche senza, diciamo, non è obbligatorio avere un finanziamento in essere, ecco, per tutelare
anche diciamo la propria famiglia nel caso noi dovessimo avere purtroppo un infortunio grave che può arrivare purtroppo anche al decesso. Quindi ci sono delle protezioni, proprio delle garanzie che sono attivabili. Pensate, se siamo l'unica fonte di reddito nella nostra casa, se siamo la fonte di reddito principale appunto per la nostra famiglia, qual è il valore di assicurare un capitale che magari accompagna i nostri figli fino all'indipendenza economica nel caso noi non riusciamo più a sostenerli. Quindi diciamo è un po', se non fa mai piacere, no, parlare di questi temi, perché insomma in Italia poi facciamo sempre le corna e effettivamente diciamo abbiamo un approccio più scaramantico per cultura, abitudini, ma sappiamo che forse avere un atteggiamento più pratico, no, di mettere un po' le cose in ordine o comunque insomma con dei punti fermi nel caso capiti qualcosa prima che sia troppo tardi, un atteggiamento sicuramente più pratico che aiuta. Vado avanti per parlarvi di un altro tipo di protezione, che è quello che riguarda la salute. Abbiamo con Cesare Pozza, anche questa è una società di mutuo soccorso attiva insomma dalla fine dell'Ottocento addirittura, una società mutualistica, delle coperture proprio per la salute, quindi per garantire sussidi o rimborsi per spese sanitarie in caso di esami diagnostici e quindi una possibilità attivabile anche questa in banca etica e che diciamo contribuisce anche qua a sostenere a sostenere un progetto molto importante che è l'ambulatorio medico Naga, attraverso la devoluzione del 2% dei contributi che noi paghiamo, no, come forma diciamo della nostra assicurazione, viene devoluto per questo progetto. Vi parlo ora di un altro tassello, che è quello della previdenza complementare, a cui possiamo, anzi forse dobbiamo pensare, visto che ormai, insomma, adesso non so bene quale sia l'età media della platea, io ho 43 anni, quindi ho iniziato a lavorare praticamente a ridosso dell'entrata in vigore, no, del decreto Maroni, e comunque sappiamo che ormai per quanto riguarda il calcolo della nostra pensione statale, il sistema è basato sui contributi versati, non è più calcolata sulla retribuzione che abbiamo avuto. Poi insomma noi siamo nell'ambito dei freelance, quindi è ancora più sfidante, ecco, questa proiezione, nel senso che sappiamo che si rende necessaria una pensione integrativa. Ecco, anche qui Banca Etica ha una sua proposta di fondo pensione che è stato istituito attraverso una collaborazione con Euregio, che è una società del Trentino Alto Adige che ha scelto Banca Etica e ha sposato proprio i principi della finanza etica, per cui i fondi che vengono collocati si caratterizzano proprio per un investimento con un alto profilo di responsabilità sociale e ambientale. Qua lo vedete, anche c'è un progetto dietro che si chiama Un Tetto per Tutti, a cui è possibile contribuire, anzi diciamo è una cosa che viene fatta a monte, perché dalle spese di gestione annue, che sono 20 euro, 3 euro vanno per questo fondo di microcredito e microfinanza che va a sostegno di questi progetti diciamo di inserimento, ecco, di persone con disabilità. Qualche cenno sui fondi pensione: sono delle opportunità che offrono anche dei vantaggi, diciamo una soluzione che offre anche dei vantaggi in termini fiscali. Ci sono dei vantaggi che si sostanziano diciamo nella deducibilità dei contributi versati, non soltanto per sé ma anche per i propri familiari a carico. Cioè è possibile aprire un fondo pensione anche per un figlio e poter usufruire della deduzione fiscale, quindi un abbattimento della tassazione sul nostro reddito imponibile. Inoltre i rendimenti, ecco, sui fondi pensione c'è una tassazione agevolata appunto sui rendimenti, che normalmente per quanto riguarda gli investimenti è al 26%, qui invece abbiamo una tassazione agevolata al 20%. Inoltre sono le forme pensionistiche complementari, sono esenti dall'imposta di bollo, non rientrano nel computo della dichiarazione ISE e danno diritto poi alla scadenza anche ad un'imposizione
fiscale che graverà, diciamo, sul montante nel momento del riscatto. Ecco, quindi quando raggiungiamo l'età pensionabile possiamo accedere al tesoretto che abbiamo messo da parte per tanti anni, con, diciamo, una tassazione che scala anno per anno a partire dal 15° anno di adesione al fondo. Quindi parliamo ovviamente di un bisogno futuro, proprio siamo nell'ambito di un futuro, possiamo dire lontano o lontanissimo, ecco, dipende un po' anche dall'età in cui che ci separa dalla pensione dall'età pensionabile, e che potremo riscattare poi in forma di rendita o di capitale rendita o anche solo capitale al 100%, però con alcune, diciamo, uscite di sicurezza, perché sono previsti degli anticipi o dei riscatti in casi particolari. Qua è proprio la legge che definisce questo perimetro, diciamo, di possibilità di anticipazioni nel caso di spese sanitarie, che è possibile in qualsiasi momento, o per, diciamo, anche l'acquisto e la ristrutturazione prima casa, ma avendo però già un'adesione da 8 anni, almeno 8 anni di adesione al fondo pensione. Questa è l'ultima parte, ecco, vengo un attimo a parlarvi adesso di quella che è un po' l'apice, no, di quella piramide di cui si diceva prima, della piramide dei bisogni. Cioè, una volta che abbiamo pensato a proteggerci, a tutelarci dagli imprevisti, che abbiamo messo in sicurezza magari il nostro mutuo della casa con una formula di assicurazione che ci tutela nel caso, appunto, non riusciamo più a portare avanti un'attività lavorativa, abbiamo quindi difficoltà nel pagamento delle rate, abbiamo pensato alla previdenza complementare, bene, magari ci rimane quel margine che è la nostra sicurezza, no? È quello che ci servirà, ci garantirà progetti futuri per noi, per i nostri figli, la nostra famiglia. Ecco, e quindi è normalmente la parte di risparmio che noi mettiamo in banca, la lasciamo sul conto corrente, oppure decidiamo di investirla in un qualche modo. Ecco, allora si può decidere a questo punto se lasciare che sia qualcun altro a decidere che cosa fare dei nostri soldi, o forse è meglio chiedersi che cosa fanno i nostri soldi mentre noi non pensiamo a loro, perché qualche cosa fanno, e guarda caso fanno molto spesso un sacco di cose che noi forse non vorremmo che facessero. Credo che queste immagini siano abbastanza evocative per tutti. Spesso e volentieri i risparmi che sono usati dalle banche finanziano la produzione e il commercio di armi, se ne vanno nei paradisi fiscali, quindi sottraggono le risorse laddove sono state prodotte, e quindi senza ricadute positive per la nostra società. Si guarda solo alla speculazione e non si ha nessuna cura per quelli che sono gli impatti devastanti anche dello sfruttamento delle risorse del pianeta e le loro ricadute anche in termini sociali. Ecco, la finanza etica si caratterizza proprio per il fatto che discriminiamo i soggetti da finanziare, quindi la finanza etica esclude tutto ciò che ha a che fare con il settore del tabacco, dell'alcol, gioco d'azzardo, la produzione e il commercio di armamenti e dell'energia nucleare, lo sfruttamento delle fonti fossili, la collaborazione con regimi oppressivi, la mancanza di tutela nei diritti umani. Per noi che facciamo finanza etica, il denaro è un mezzo, non è il fine, è un mezzo attraverso cui si può realizzare una società più giusta, e dobbiamo farlo, ognuno può farlo, perché l'alternativa c'è, è possibile, lo stiamo dimostrando in banca etica da tanti tanti anni. Tutto ciò esige però, appunto, un cambio di paradigma. Qui proprio alcuni spunti flash, no? Per dirvi che cosa, che si può cambiare prospettiva. La finanza non è nata per massimizzare il profitto solo per gli azionisti, si può fare finanza massimizzando i benefici per le persone e per il pianeta, e lo si può fare anche senza sfruttare le persone e l'ambiente.
mentre sappiamo benissimo, anzi forse sempre di più, lo vediamo anche sugli scaffali, no, delle varie banche ci propongono prodotti di finanza sostenibile, ma spesso chi li offre in primis investe ancora in attività inquinanti, quindi magari ha qualche prodotto a scaffale, ma poi per quanto riguarda il 99% del resto delle sue attività lo fa senza curarsi minimamente degli impatti. L'investimento sostenibile e responsabile per banca etica, quindi, che cos'è? È proprio una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo, non c'è speculazione di corto raggio, e nella valutazione di tutto ciò che noi andiamo a finanziare viene integrata l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale di buon governo, proprio per creare valore su due livelli, sia per l'investitore che per la società nel suo complesso. Per noi finanza etica può essere, la finanza non può essere fatta altro che così. Uno degli strumenti che abbiamo appunto per realizzare tutto ciò è sono soluzioni, diciamo, di investimento che vengono proposte attraverso la nostra società etica SGR. Attraverso questi fondi di investimento ce ne sono 6, quindi sono adatti, diciamo, a diversi tipi di esigenze, dal fondo, diciamo, etica azionario, il bilanciato e a seguire renta bilanciata, obbligazionario misto, fondo impatto clima, che è un fondo dedicato proprio alla transizione ecologica, quindi per investire in un'economia a basso impatto di carbonio. Questa prerogativa, ecco, di trovare delle soluzioni di investimento etiche e responsabili avviene prima di tutto facendo un'analisi, una selezione negativa, e quindi andando proprio ad escludere tutte quelle imprese, ma anche gli stati che sono accusati formalmente di aver violato le principali convenzioni di diritto internazionale. Queste sono. E poi come ci orientiamo per tutto il resto? Una volta che abbiamo detto che cosa non vogliamo finanziare, individuiamo, diciamo, quelle che sono i progetti, le attività che per noi corrispondono al meglio ai principi della finanza etica, attraverso, diciamo, una valutazione di tanti criteri. Quindi consideriamo ogni singola società in cui noi decidiamo di investire, quindi di affidare i nostri risparmi, di andare a sostenere una certa impresa, una certa organizzazione piuttosto che un'altra, sulla base di criteri molto rigorosi che riguardano questi ambiti ambientale, sociale, di buon governo e dei diritti umani. Qui, diciamo, qualche esempio per farvi capire che livello di analisi abbiamo. Andiamo a vedere e cercare di capire quali sono gli impegni delle società a riguardo la riduzione delle emissioni delle clima alteranti, quali certificazioni ambientali possono vantare se parliamo di ambiente, ma anche come interpretano la salute e la sicurezza del lavoro, quali regole mettono in campo anche a livello di formazione del personale e via così, insomma, in tutti questi ambiti che sono i criteri ESG, no? Environment, Social and Governance. È un processo di selezione, diciamo, e di attività, quella che fa Etica SGR, un po' circolare, perché non facciamo soltanto questa parte, no, che riguarda il prima, cioè la selezione, come individuare le imprese e gli stati più virtuosi, ma c'è un'attività concreta, reale, anche dopo, e questo lo facciamo proprio fisicamente attraverso la partecipazione alle assemblee degli azionisti e il dialogo di lungo periodo, cioè ci sono i colleghi di Etica SGR che cercano costantemente di indirizzare gli emittenti proprio verso pratiche più sostenibili e responsabili, sedendo nei consigli, diciamo, nelle assemblee degli azionisti, esprimendo il loro voto e cercando appunto di promuovere comportamenti sempre più virtuosi. Un altro aspetto che ci caratterizza come risparmiatori etici responsabili è il fondo per la microfinanza e il crowdfunding. Quindi chi sottoscrive i nostri fondi di investimento, anche in piano di accumulo, ad esempio mettendo una piccola cifra, no, del nostro guadagno mensile in un fondo, ecco, si può decidere di sostenere, di devolvere l'uno per mille, quindi un euro ogni 1000 del capitale investito, a questo fondo per la microfinanza e il microcredito gestito da Banca Etica e che appunto sostiene delle attività anche qui ad alto impatto socioambientale. Su questa parte, diciamo, del risparmio, io non voglio tediarvi ulteriormente, sono arrivata praticamente alla fine del mio intervento. Volevo concludere con un esempio proprio concreto, perché ho messo giù un po' di numeri
che riguardano la scelta, diciamo, di un collega nostro che nel 2005 ha dovuto contrarre un mutuo per l'acquisto della sua casa. Questo, diciamo, è un esempio con cui io vi lascio per farvi riflettere, ecco, sulle varie scelte che noi abbiamo a disposizione quando ci troviamo appunto a dover decidere come utilizzare i nostri soldi proprio dal lato pratico. Ecco, questo è l'esempio di qualcuno che nel 2005 ha contratto un mutuo a tasso variabile di 100.000 euro e per la durata di 15 anni. Alla fine di questo percorso, insomma, del finanziamento, pagata l'ultima rata, facciamo un po' di conti e ci rendiamo conto appunto che l'investimento, cioè il finanziamento ci è costato 25.000 euro, considerando che l'Euribor a 3 mesi più uno spread del 2% ha reso, diciamo, un tasso medio annuo del 3%, come quindi tasso di interesse passivo totale che abbiamo pagato alla banca oltre il capitale che ci hanno dato. Nello stesso periodo, quindi nell'arco di questi 15 anni, dal 2005 al 2020, lo stesso capitale di 100.000 euro investito nel fondo Etica Bilanciato, uno di quelli di cui vi parlavo sopra, ha più che diciamo raddoppiato, quasi una volta e mezza, il capitale iniziale. Quindi 100.000 euro di capitale alla fine di questo periodo sono diventati 236.000 euro. Questo è quello che realmente è successo al fondo Etica Bilanciato. E quindi la domanda, cioè l'esempio è proprio di che queste persone, ecco, che le abbiamo considerate distinte, potessero essere la stessa persona, cioè un collega che ha avuto l'esigenza di contrarre un mutuo con la banca e che al contempo si trovava a gestire comunque anche questa somma che aveva magari ereditato oppure messo da parte in anni di lavoro. Ecco, quindi la domanda è: quale sarebbe stata la scelta vincente, contrarre un mutuo o usare i propri risparmi? La risposta è già qui, l'avete capito, insomma, facendo una scelta di investimento e quindi non andando a sottrarre delle risorse disponibili, avremmo avuto comunque una situazione vincente dal punto di vista, ecco, del rendimento. Spesso siamo portati a considerare di realizzare i nostri progetti con le risorse di cui che abbiamo da parte, ma non sempre è la scelta migliore. Ecco, in Banca Etica facciamo consulenza a 360 gradi. Io spero di avervi dato tanti spunti, insomma, e ovviamente sono disponibile poi ad approfondire le cose che sono di maggiore vostro interesse. Chiudo la mia presentazione. Grazie Anna Maria. Ricordo a tutte e tutti che poi Anna Maria sarà presente in una delle stanze delle sessioni, proprio quella dedicata a parlare di soldi insieme ad altri ospiti. Siamo a qualche minuto oltre la scaletta, quindi non ti faccio altre domande, te le faremo poi dopo in sessione. Ti ringrazio. Esatto, di nuovo. Mi sono dilungata. Non fa nulla. Grazie Anna Maria e ciao. Ciao, a dopo.